Buonasera, bentrovati al nostro TG regionale. Cominciamo come di consueto con i dati del coronavirus. 35 i nuovi casi in Toscana, 13 emersi dai test sierologici, 5 i decessi e 171 le guarigioni, di cui 188 virali. Ma vediamo meglio la situazione con l'aiuto della grafica. I malati sono diminuiti rispetto a ieri di 141, oggi sono 2.802, i deceduti sono in totale 984, più 5 rispetto a ieri, lo abbiamo detto, sono 5 i deceduti di oggi. I guariti sono 6.162, crescono rispetto a ieri di più 171. Vediamo ora il dettaglio delle province. In provincia di Firenze i malati sono in totale 3.402, più 18 rispetto a ieri, Prato 551, più 1 rispetto a ieri, Pistoia è rimasta stazionaria e dall'inizio dell'epidemia sono 661 i malati. In Massa Carrara c'è stato un nuovo malato e salgono dunque a 1.043, Lucca ce ne sono stati 10, più 1.300, dall'inizio dell'epidemia 1.348, a Pisa 878 in totale, più 1 rispetto a ieri. Poi Livorno stazionario a 541, a Siena c'è stato un nuovo malato e sono dunque 430 in totale, Arezzo 671, più 2 rispetto a ieri, e Grosseto 422, più 1 rispetto a ieri. E apriamo parlando ancora del coronavirus, ma per quanto riguarda le aperture, la Toscana si adegua a quello che è stato il decreto legge e il DPCM del governo, quindi potranno riaprire i negozi da domani, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei. Vediamo il servizio. L'ordinanza per la regione Toscana si conformerà alle date del decreto legge e del DPCM per le riaperture delle varie attività, salvo miglioramenti e chiarimenti nei prossimi giorni. Anche i protocolli per la sicurezza che adotteremo, salvo raccomandazioni e consigli, sono quelli nazionali. Lo annuncia il presidente della Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook. Mi permetto di fare però una domanda al governo: se si riapre tutti, perché non si riapre anche la scuola? Aggiunge Rossi. In Toscana da domani dunque potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei. Dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi. Dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini. Da domani ci si potrà muovere liberamente all'interno della propria regione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio. Da domani si potranno incontrare anche gli amici. Fino al 2 giugno ci si potrà muovere da una regione all'altra solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza. Dal 3 giugno potrebbe tornare possibile spostarsi liberamente tra regioni diverse, ma dovrà essere valutato e dipenderà dai nuovi dati sull'epidemia, che potrebbero richiedere provvedimenti specifici e più restrittivi per certe aree. Pronti a riaprire anche i centri estetici, siamo andati a visitarne uno per vedere come avverrà la ripresa dell'attività dopo diverse settimane di chiusura a causa del Covid-19. Vediamo. Sono Leda di Beauty Esthétique, finalmente dopo un po' di mesi di fermo ripartiamo. Contente, stamani sono arrivati tutti i dispositivi, mascherine certificate lavabili, kimono che verrà cambiato ogni giorno da ogni dipendente, guanti in nitrile, visiere che vengono messe per effettuare trattamenti al viso. Abbiamo lavato a 60 gradi con il disinfettante tutte le asciugamani, le abbiamo industate uno a uno. In questa stanza c'è un letto termale che purtroppo dovrà stare fermo fino a che non ci danno l'ok per ripartire. È un peccato perché è un bellissimo trattamento al vapore, ma adesso il vapore non verrà più utilizzato. A
Abbiamo messo alla scrivania un plexiglass che divide la cliente dall'operatore mentre prendiamo appuntamenti. Abbiamo tutti i dispositivi necessari, gel igienizzante all'ingresso, guanti, termometro per misurare la febbre. Inoltre i gel igienizzanti saranno in tutte le cabine. In più abbiamo messo in ogni cabina un depuratore d'aria che permette di abbattere il PM10, l'inquinamento. Le nostre cabine sono tutte dotate di finestra. Come dal decreto, da cliente a cliente sanificheremo la stanza e tutte le parti dove la cliente ha posizionato i suoi oggetti personali in modo tale da garantire sicurezza massima al cliente. Noi vi aspettiamo, siamo felici di ripartire. Grazie a tutti. E da domani cambiano anche i trasporti, vediamo come. Mobilità e fase 2. La novità più rilevante è questa. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta consentito invece il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A partire dal 3 giugno gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in specifiche aree. Le novità si leggono in un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda l'area metropolitana di Firenze, tra l'altro, da lunedì 18 maggio in Mugello, offerta potenziata per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma. La fase di ripresa progressiva delle attività verrà quindi sostenuta a livello di trasporti e di area metropolitana con un'integrazione dei servizi concordata con Trenitalia anche su richiesta dell'Unione dei Comuni del Mugello. Nel dettaglio, da lunedì torneranno a circolare i treni regionali Firenze-Borgo San Lorenzo delle 8.40, 12.40, 15.40 e i Borgo San Lorenzo-Firenze delle 15.32, 16.32, 19.36. L'ultima fascia di servizio da Firenze a Borgo verrà coperta con servizio bus in partenza da Firenze alle 20.40 e in arrivo a Borgo alle 21.40, confermate a Vaglia e San Piero a Sieve. E ancora dal 18 maggio torna l'obbligo di spostare la macchina per le operazioni di lavaggio strade in diversi comuni dell'area metropolitana, ad esempio a Figline Incisa Valdarno. A Firenze lo stesso obbligo torna in vigore invece a partire dal 1 di giugno. Tecnologia 5G, il comune di Pistoia dice no per motivi precauzionali. Vediamo. Il comune di Pistoia vieta con un'ordinanza la sperimentazione e l'installazione sul territorio comunale di impianti con tecnologia 5G. Con questa sigla si indica la quinta generazione delle tecnologie di telefonia mobile sulla quale mancano studi preliminari sulla valutazione del rischio sanitario per le persone e per l'ecosistema. Applicando il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea, l'amministrazione comunale vieta a chiunque di sperimentare e installare impianti con tecnologia 5G, nonché di modificare gli impianti esistenti finalizzati alla trasmissione con tecnologia 5G, in attesa di provvedimenti da parte degli organismi competenti anche sulla base di dati scientifici più aggiornati. Si tratta di una questione di salute pubblica per cui entra in campo il principio di precauzione, afferma il sindaco Alessandro Tomasi. Per questo ringrazio i comitati di aver preso contatti con l'amministrazione al fine di illustrare i possibili rischi che questo tipo di nuova tecnologia potrebbe comportare. Governare certi fenomeni dovrebbe sempre poter essere sotto il controllo dei comuni, poiché la sicurezza del territorio è responsabilità del primo cittadino. Il provvedimento appena adottato dall'amministrazione comunale è dettato dunque dalla mancanza di riscontri da parte della comunità scientifica delle potenziali ripercussioni del 5G sulla salute umana. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione, spiega l'amministrazione comunale, si è deciso di impedire al momento qualsiasi tipo di sperimentazione sul territorio comunale per dare così modo agli organi competenti di valutare preventivamente l'impatto dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da questa nuova tecnologia.
Il trattore si ribalta e l'agricoltore che lo stava guidando, un 82enne aretino ma residente nel Pistoiese, rimane sotto il pesante mezzo con le gambe. Subito soccorso, l'anziano agricoltore è rimasto incolume dall'incidente che sarebbe potuto costargli la vita. È successo oggi a Montale, in provincia di Pistoia. L'uomo era uscito con il trattore per arare i suoi campi quando, a causa di un avvallamento che ha comportato il ribaltamento del mezzo agricolo, è finito con le gambe sotto il trattore. Fortunatamente l'anziano agricoltore non ha riportato ferite gravi dall'incidente, anzi è stato estratto apparentemente incolume da sotto il trattore. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e l'agricoltore, per precauzione, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti radiografici. Andiamo a Firenze, il festival La città dei lettori è stato rimandato ad agosto. Chiara Valentini. Si svolgerà dal 27 al 30 agosto a Villa Bardini la terza edizione de La città dei lettori, il festival dedicato al libro e alla lettura. Inizialmente previsto dal 5 al 7 giugno, la scelta è stata quella di non annullarlo, ma di spostarlo, ed è ad oggi l'unica manifestazione dedicata al libro e alla lettura in programma per l'estate a Firenze. Rimandare il festival è un segnale positivo per noi, è un segnale di ricominciare un po' le attività culturali, quello che abbiamo cercato di fare anche in questo periodo, essere positivi. Dobbiamo uscire da quelli che sono gli schemi che abbiamo sempre avuti, ovvero ad agosto si va in vacanza, e quindi dare 4 giorni di appuntamenti letterari e quindi anche di intrattenimento a chi è rimasto in città, per noi è un po' un messaggio anche sociale. Un'edizione speciale del festival che si svolgerà principalmente all'aperto, in orari tardo pomeridiani per evitare le ore più calde, ma che manterrà i suoi capisaldi. Intanto edizione speciale perché sono 4 giorni al posto di 3 giorni. Avremo sempre lo spazio ragazzi, incontreremo gli autori che hanno pubblicato il libro in questo periodo difficile, quindi con poca promozione. Un festival più leggero, sicuramente con meno ospiti rispetto alle scorse edizioni, ma sempre con alta qualità e cercando di mantenere un filo rosso rispetto a quello che abbiamo fatto sempre nelle scorse edizioni. Quindi ingresso gratuito, libro regalato all'ingresso al pubblico che interverrà e poi tante letture e tanti incontri con gli autori. Questo periodo di lockdown ha evidenziato, spiega Metrano, l'esigenza per l'editoria di cambiare passo. Noi sappiamo che in 2 mesi sono state evitate pubblicazioni di circa 22.000 titoli. È una cosa esagerata, dobbiamo riacquistare i lettori con la qualità dei libri e quindi l'editoria, io spero che si muova su questa linea qui, ovvero pubblicare meno ma pubblicare cose di qualità e scelte dagli editori con una visione diversa rispetto a quella di riempire la libreria di tanti titoli. Il comune di Grosseto proroga le concessioni balneari al 2031. Carlo Sestini. Concessioni demaniali marittime fino al 2033. Quello di Grosseto è il primo comune in Italia a farlo. Bella notizia per il territorio, dunque, per gli imprenditori locali che operano nel settore. Nessuna osservazione è arrivata al comune di Grosseto, che conferma ed estende così le concessioni demaniali marittime esistenti fino al 2033 per 48 imprenditori del settore balneare. Tutti gli imprenditori che hanno recapitato le loro manifestazioni entro le scadenze sono stati inseriti nella prima batteria, 102 concessioni cui corrispondono 48 concessionari. Abbiamo comunicato questa buona notizia personalmente ai balneari con le lacrime agli occhi, estremamente emozionati, ha spiegato il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Ci tenevamo che fossero i primi a conoscere questa novità sul loro futuro in una situazione di grande criticità e difficoltà per tutto il tessuto economico locale, che sta attendendo con coraggio le direttive sull'estate in arrivo.
Crediamo che questo importante passo avanti, che tra l'altro siamo tra i primi a fare in Italia, sia motivo di nuovo slancio e speranza per gli operatori del settore. È un grande giorno, conferma l'assessore Megale. Il nostro comune dice quindi sì all'estensione delle concessioni demaniali esistenti fino al 2033 e lo fa in un momento di estrema difficoltà sia per il tessuto economico sia per l'ente stesso. Nonostante questo, in collaborazione con le associazioni di categoria, abbiamo chiuso una partita importante e lo abbiamo fatto con una vittoria. Fino al 2033 i gestori potranno continuare la loro attività, prevedere e ammortizzare nel tempo investimenti strutturali che prima sarebbero stati azzardati o addirittura impossibili. Intanto ad Orbetello il comune ha predisposto un progetto di fruizione delle spiagge suddividendole in tre zone. Le nostre spiagge saranno divise praticamente in tre zone. Ci sarà una zona che è quella chiaramente degli stabilimenti che noi vogliamo ampliare per dare a loro la possibilità appunto di lavorare nel mantenimento delle distanze che saranno necessarie per quest'estate. Ci sarà poi una area spiaggia libera, quindi dove i cittadini potranno andare tranquillamente, sarà sotto la sorveglianza da parte degli stabilimenti. E poi ci sarà la terza fascia, quella forse più grossa, della spiaggia libera ma sotto la competenza e diretta sorveglianza del Comune di Orbetello. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.